società che si chiama Antrim e si occupa prevalentemente di consulenza in ambito service design e sviluppo su piattaforme mobile e web. I nostri clienti sono prevalentemente nell'ottica, nell'area enterprise, quindi banche, assicurazioni. È sempre difficile dire che si fa innovazione, usabilità, cura dell'utente in questi tipi di ambienti. Quest'anno sono qui al Wood proprio per presentare un caso di studio che è stato molto interessante e molto piacevole per noi, perché per la prima volta il nostro cliente bancario ci ha dato la possibilità di sperimentare e testare una serie di tecnologie che potessero essere sostenibili, quindi riuso di tecnologie, e che potessero avere un impatto positivo verso l'utenza, verso i loro clienti, in modo da riuscire a dare valore ai loro prodotti all'esterno, che non fosse soltanto il ti chiedi soldi perché vieni in banca, sei il classico utente che viene in filiale, eccetera. Quindi abbiamo cercato di costruire un ecosistema che desse valore e ovviamente dando valore all'utente finale dai valore all'enterprise, alla banca stessa. Se devo parlare dei principi fondanti del talk, dello speech di oggi, direi che quello che abbiamo imparato da questa esperienza è che ci può essere sostenibilità nei principi, nel senso che si può fare un design sostenibile riutilizzando atomi di progettazione e riutilizzando tecnologie. Ci può essere sostenibilità nei processi che vengono creati tramite questo design sostenibile, perché poi va a impattare sulle persone che lavorano e che sono coinvolte all'interno di questi processi, sia se sono gli esterni, quindi quelli per cui il processo è dedicato, sia quelli che lavorano all'interno del processo. E un'altra cosa molto importante è la sostenibilità del futuro della soluzione, perché non si sta cercando di fare una soluzione figa al 100% e che deve essere la stessa da qui fino al tempo indefinito, ma si sta cercando di trovare una serie di soluzioni che possono essere modificabili facilmente a questo basso nel tempo, in modo che gli atomi, come dicevo prima, di progettazione possano essere riutilizzati, ricomposti per creare nuove esperienze e nuove soluzioni, mantenendo comunque un costo basso e una sostenibilità per l'utente, che è anche facilitato dal fatto di riutilizzare una serie di tecnologie su cui ha già dimestichezza, quindi abbassando ulteriormente la barriera all'ingresso che ho nell'utilizzo di una tecnologia.